Il santuario di San Giuseppe di Agrigento riapre dopo ben 19 anni di chiusura a causa della pericolosità dell'edificio. Grazie ai lavori di restauro eseguiti negli ultimi 3 anni è stato restituito un luogo di culto molto caro alla città, un tempo molto frequentato non solo per la sua centralità, ma anche per la devozione al santo al quale è dedicata la chiesa. Un evento definito dal cardinale Francesco Montenegro, che ha presieduto la Santa Messa a seguito della cerimonia inaugurale, come un altro grande segno di speranza dopo la riapertura della cattedrale, che sta consentendo di risollevare parte del centro storico agrigentino, nonché un vero e proprio regalo ai fedeli perché potrà permettere loro di essere ancor più una famiglia. Sono luoghi di vita, dove una comunità si unisce, cresce e quando c'è vita si guarda avanti. E quindi è un segno, un invito ad Agrigento a continuare a guardare avanti. Questa è una chiesa di tutta intera la comunità agrigentina, laddove tutti qui sono nati, venuti, hanno vissuto momenti particolari e belli. San Giuseppe è un santuario diocesano per cui tante persone qua dentro hanno momenti di vita, di esperienza di fede, di condivisione e di gioia vissuti proprio dentro questo santuario. Non potevamo lasciarlo chiuso e dopo 19 anni la nostra comunità vive questo evento e questo momento così bello ed emozionante. Durante la cerimonia iniziale di riapertura è stata raccontata la storia della chiesa, contenente tanti dettagli. Uno che sicuramente non è passato inosservato è stato l'aver ricordato che diversi anni fa, tra i banchi di questa chiesa, ad assistere ogni giorno alla Santa Messa, vi era proprio il giudice Livatino, per il quale oggi è in corso il processo di beatificazione. Infine sono stati messi in evidenza i dettagli artistici del santuario, di cui alcuni riemersi attraverso i lavori di restauro. La chiesetta, tra l'altro, è un bellissimo esempio di tardo barocco, infatti mantiene ancora le sue candorie, la cappella del Crocifisso, con le sue reliquie, ma non solo. Ma è un omaggio anche agli artisti del posto. Abbiamo Simone Mancuso, che è un architetto che l'ha progettata, e gli artisti, gli scultori locali, tra cui Cardella nell'Ottocento, che ha realizzato infatti la statua di San Giuseppe a cui la chiesa è dedicata. L'impresa che si è occupata è l'impresa guidata da Inguì, che è un professore universitario, che con grande maestria ha portato fuori le pitture murali, perché di questo è che si tratta, pitture murali della fine del Seicento. Sono grandi racemi che partono proprio da una grande anfora e con grandi grappoli d'uva ricostruiscono appunto la tematica dell'Eucaristia. E quindi pregevolezza artistica, ma nello stesso tempo anche grande simbologia. E poi sempre questo lavoro di restauro ha portato fuori anche un'altra fase più tarda, motivi a greca che scendono lungo le pareti e che perimetrano la chiesa e ripropongono quello che era invece l'adesione di questa chiesa alla corrente tardo neoclassica. La confraternita ha avuto un ruolo importante e finalmente oggi si riappropria del suo santuario e della sua sede principale. Le nostre attività continueranno e con questo comunque voglio invitare a chiunque voglia far parte della confraternita di venire qui e di darci una mano. È un momento bello di condivisione, ma soprattutto ci lega a questa figura così importante di Giuseppe.